Classico, contemporaneo, d'avanguardia, contaminato o crossover. L'importante è che abbia quel potere unico di portarti altrove, di accompagnarti in situazioni e accarezzarti con un mood così coinvolgente che solo lui sa farti raggiungere. Parliamo di musica, ma stringiamo l'obiettivo. È il jazz quello di cui trattiamo oggi, uno dei pochi universi musicali, forse il solo, in cui ogni componente dell'ensemble riesce a mantenere in tutta spontaneità la propria impronta, conferendo originalità ed unicità ad ogni singola nota. Trigono, il progetto musicale portato sul palco del Teatro Sociale di Sondrio dal BAM di Marco Bardoscia, assieme al quartetto Alborada e alla pianista Rita Marcotulli lo scorso venerdì, è la riprova di un'armonia unica, assaporata golosamente da un pubblico presente, attento a questo altalenarsi di sonorità dal primo all'ultimo momento. Ed è uno spirito di pura contaminazione che attraversa l'intero evolversi di un concerto intimo e che si snoda fra jazz, musica classica e popolare, ma senza quella distanza che erroneamente viene conferita a questo movimento musicale che è in realtà fortemente umano. Un progetto alla base di una nuova uscita discografica, alla quale collabora anche Paolo Fresu, portato in scena grazie alla collaborazione fra CID, Circolo Musicale di Sondrio, ed Associazione Culturale Ambria Jazz. Sono tutti musicisti straordinari. Rita Marcotulli forse è quella che ha più respiro internazionale, visto che ha collaborazioni anche con artisti stranieri importanti come Peter Eskin o tanti altri. Non da meno però anche Marco Bardoscia, che è un contrabbassista, anche lui che arriva da un repertorio classico, e il quartetto classico di Alborada, che sono quattro archi, due violini, Anton Berosky, che è primo violino dell'orchestra di Tirana, Sonia Peana sempre al violino, Nico Ciricugno alla viola e Piero Salvadori al violoncello. È stata una bellissima esperienza tornare qua, mi sembra che ci ero stato un bel po' di tempo fa con Antonello Salis in duo, quindi una cosa completamente diversa. Questo è un gruppo appunto abbastanza nuovo, abbiamo registrato da poco e sono molto contenta di averlo potuto portare qua insieme a, appunto, a Alborada, il quartetto, insieme a Marco Bardoscia, che sono più o meno i compositori soprattutto di questo progetto. Grazie Telesondrio, grazie mille.